San Marco di Castellabate, provincia di Salerno. Mi trovo qui in occasione della seconda edizione del Festival di San Martino Musica Zeppole e Vino, organizzato dall'associazione Vivi San Marco. Di questo veramente mi compiaccio con tutti quanti i ragazzi, con l'associazione di San Marco, davvero hanno fatto una cosa encomiabile, devo dire la verità, io ho fatto il giro stasera, quindi ho notato veramente una bellissima organizzazione, una grande unione, quindi loro sono molto uniti e questa cosa fa fare le cose in una maniera ancora più, diciamo, perfetta, quindi la serata pure stasera, meno male che lo consente, e qui sono contento per loro. Di queste due serate, quindi di questa seconda edizione, di questo bellissimo evento. No, il bilancio ottimo, è andata benissimo, questa è la seconda serata, come dicevo anche ieri, molte persone anche stasera, abbiamo notato anche il turismo di persone straniere, abbiamo visto tedeschi e tante altre nazionalità, quindi un festival aperto a tutte le etnie, abbiamo visto veramente persone tedeschi, irlandesi, c'è stata veramente molte persone. Ieri grandi persone, grande affluenza dalla provincia di Napoli, Caserta, abbiamo visto persone di Roma, abbiamo ospitato un pullman di Matera, insomma è andata benissimo. Anche stasera tante presenze, la serata sta andando benissimo, è un grande festival, è andato benissimo. Sì, è stata una bellissima serata, non ci aspettavamo tutta questa affluenza, ovviamente è stata anche una sfida, come diceva Antonino, coprire una serata di questo tipo in un periodo ovviamente morto dell'anno, e siamo contenti così che sia andata tutto bene. Quando le istituzioni vi stanno vicino in questi tipi di iniziative? No, le istituzioni stanno dalla nostra parte, io posso dirlo con tutta tranquillità, perché insomma anche per questo periodo Covid ci stanno indirizzando, ci hanno seguito, e io non posso fare altro che ringraziarli, dall'amministrazione comunale al comando vigili, la protezione civile, quando facciamo gli eventi al porto, la capitaneria di porto, un altro organo che insomma ci assiste. Dobbiamo viaggiare in collaborazione e facendo le cose fatte bene, in un certo modo, non ci sono ostacoli, perché tutti quanti vogliamo il bene del paese. Manifestandosi si può eludere. Che dire, è un'ottima iniziativa, molto, molto organizzata. Diciamo la roba da mangiare tutta ottima, buona, ci siamo divertiti. Molto carino, io amo il Cilento, mi piace tantissimo e sono venuta qua perché ho pensato andiamo a una sagra dopo tanto tempo post-Covid, volevamo ritrovare un po' il calore, l'atmosfera e la gente attorno a noi. Manifestazione, sì è carino, sì è la prima volta che vengo, bella. Cosa avete mangiato? No, per adesso nulla, stiamo facendo un giro, poi decidiamo. La fritta è ottima ed è una delle ragioni per le quali sono ritornata, perché sono stata qui anche ieri sera, ma ho fatto tardi e non sono potuta rimanere a lungo, per cui stasera ho deciso di anticiparmi proprio per godere la serata in tranquillità. È tutto perfetto. Iniziativa lodevole, è una ottima idea per promuovere il territorio, territori nascosti, magari poco conosciuti, che però meritano tutta l'attenzione e ci fanno scoprire delle ottime
avete scelto, a parte il buon vino, avete scelto le lagane e ceci, questo è un piatto tipico di questa zona. Un piatto che io ho scoperto questa sera grazie a lui, perché prima non l'avevo mai mangiato e che quindi assaggerò per la prima volta grazie a questa manifestazione. Cosa fanno i tuoi carini?